Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Siamo arrivati ad un nuovo confrontone tra due dei top di gamma che ritengo più interessanti tra i più equilibrati in generale. Da una parte abbiamo Samsung S24 Ultra, dall'altra abbiamo Honor Magic 6 Pro. Cosa non troverete in questo video? Non troverete fanboismo, sebbene abbia tante cose di Samsung, io non tengo assolutamente per questo brand. In cosa troverete? Invece, troverete un confronto onesto e sincero tra questi due prodotti, cercando di spiegarvi i punti di forza di uno e i punti di forza dell'altro, così poi sarete voi a decidere, insomma, quale fa di più al caso vostro. Non c'è un vincitore, insomma, quindi non chiedetemi sotto chi vince tra i due. Ragazzi, detto questa premessa, buona visione. Prima di iniziare ad addentrarci nel confronto di questi due telefoni, dovete sapere che di solito non amo tanto e non faccio tanti di questi confronti, perché farli fatti in modo serio, avendo i telefoni in mano e facendo i test di confronto tra i due, mi ci vuole davvero tantissimo tempo. E quindi, insomma, se volete darmi una mano e ringraziarmi di tutto il tempo speso per questo confronto, davvero basta pochissimo il solito pollice in su, il like, che mi aiuta comunque tanto a far conoscere poi il mio canale. E seguite, ovviamente, come vi dico sempre, il canale Telegram Dillitech. Mi raccomando, seguite quel canale Telegram. Ma adesso iniziamo a parlare e non posso che partire per il confronto di questi due terminali da un lato estetico, anche se poi lì è oggettivo, che alla fine può piacere uno, può piacere l'altro, oggettivamente uno e l'altro, ma c'è una questione invece che è soggettiva. Allora, partiamo però dall'oggettività. Indubbiamente, appunto, lì entra in gioco il gusto personale. Ecco, personalmente io trovo, per esempio, più elegante S24 Ultra. Un po' pacchiano invece Honor Magic 6 Pro, soprattutto nella zona fotocamera e soprattutto in questa colorazione verde. Tra l'altro, guardate, incredibile, mi sono arrivati e, o meglio, ho avuto l'opportunità di provarli tutti e due in verde. Ovviamente, detto questo, ecco, entrambi sono realizzati comunque con cura alla fine, sono prodotti solidi, si vede che sono, insomma, dei top di gamma. Preferisco Samsung, ecco, su un aspetto: il fatto che abbia le cornici opache. Questo perché, per esperienza personale, le cornici lucide sono un po' più comune poi ai graffi, ai problemi, si rovinano un po' più facilmente e trattengono poi soprattutto di più le impronte. D'altro canto, però, c'è un aspetto importante che è a netto vantaggio dell'Honor. E qual è? È quell'aspetto che è oggettivo ed è l'usabilità. L'usabilità. Perché? Perché guardate, fondamentalmente in molti aspetti sono praticamente identici. Il peso è praticamente identico, l'altezza e lo spessore sono praticamente identici, ma cambia moltissimo la larghezza. Da un lato abbiamo 3 mm, più di 3 mm, anzi meno, sull'Honor. E di fatto, essendo anche meno squadrato, un po' più raccordato sia sui bordi che sugli spigoli, lo fa essere molto più comodo rispetto a un S24 Ultra, più comodo da usare, da tenere in mano e da mettere in tasca. E vabbè, in parte questo è dovuto alla S Pen, ma d'altro canto, se puntate alla S Pen, probabilmente non avrete neanche aperto questo video, perché tanto avreste già comprato Samsung S24 Ultra. Chiusa questa parentesi, passiamo un po' oltre. Un confronto che naturalmente non può che avvenire anche nelle prestazioni. Allora, tenete conto che entrambi hanno Snapdragon 8 Gen 3. Su entrambi i modelli che sto usando ho 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Ecco, ho trovato interessanti gli speed test sulle memorie, perché decretano un netto vincitore che è Samsung. Le memorie di quest'ultimo, infatti, viaggiano al doppio della velocità in lettura ed è un valore estremamente significativo. E in effetti, nonostante il software di Samsung comunque sia più pesante e più ricco di cose e abbia anche animazioni a volte un po' più complesse, quando vado ad utilizzarli e vado a fare un po' di confronti in velocità in apertura delle app, vedete come, sto parlando di frazioni e frazioni di secondo,
ma S24 Ultra è proprio leggerissimamente migliore di Honor, e questo secondo me è dovuto soprattutto proprio alle velocità delle memorie. E anche nei benchmark ho notato un po' come sia un po' più stabile, ecco, S24 Ultra rispetto a Magic 6 Pro. Oh ragazzi, detto questo, sono due top di gamma e sto parlando veramente delle finezze. Delle finezze non sceglierei o non consiglierei uno rispetto all'altro per la velocità, insomma, perché uno è più veloce dell'altro. Ho voluto mettere in risalto questo semplicemente perché l'ho trovato io interessante e ho pensato che potesse tutto sommato interessare anche voi. Ovviamente una bel confronto però si può fare anche nella batteria, ed è qui la differenza che invece ha netto vantaggio dell'Honor. Ho tenuto e ho svolto un giorno facendo praticamente le stesse cose, quindi cercando di fare gli stessi test, guardando gli stessi programmi in streaming, ho fatto le stesse foto, gli stessi video, insomma, ragazzi, in buona sostanza, guardate il benessere digitale, avevo proprio praticamente differenza di un minuto, ma lo stesso tempo di utilizzo. Però guardate, 61% di autonomia residua, di batteria residua su Honor, e 47 su Samsung, che vuol dire un 14-15%, che è significativo. Tipicamente vuol dire che Honor vi farà, insomma, almeno un'ora in più. E giusto per mettere a risalto la questione, se siete utilizzatori seriali, per così dire, dei telefoni e pensate, insomma, di usarlo per diverse ore al giorno, probabilmente Honor fa più al caso vostro, perché con entrambi si arriva a fine giornata in serenità, ma ripeto, se lo utilizzate in modo super stressante per tante ore, Honor vi dà un po' più di sicurezza, abbinato poi anche a una ricarica che è più veloce, praticamente il doppio. Ovviamente sfida che si ripete e c'è anche nel display. Non ci giro tanto attorno, in esterna guardate, stravince Samsung, e lo vedete da voi, non c'è proprio paragone. Guardate, in queste giornate di agosto col sole, insomma, che picchia alla grande, in alcuni momenti lo schermo dell'Honor proprio non si riesce a leggere, scompare, mentre rimane sempre ben visibile quello di Samsung, che per il suo trattamento antiriflesso proprio gli fa giocare un campionato a parte, come se grazie a questo trattamento antiriflesso nell'ultimo anno lo schermo di Samsung in esterno, sto parlando in esterno, giocasse in Serie A e tutti gli altri in Serie B. C'è proprio un campionato a parte. Però, a parte questo discorso, se invece vado in condizioni diverse, tipicamente in interno al buio, beh, in quel caso lì vince Honor. Vince Honor sia per una gestione della luminosità migliore che per un PWM dimming che è di tutt'altra categoria, ecco, a vantaggio appunto di Honor. Una serie poi in funzioni in più per affaticare meno la vista. Insomma, se usate in ambienti interni, soprattutto magari di sera il vostro telefono, più che magari di giorno in esterno, potrebbe valere poco o niente il vantaggio di Samsung e valere molto di più l'affaticamento minore alla vista che ha Honor. Quindi insomma, dipende veramente dal vostro utilizzo. Io ho cercato di mettere bene in risalto quali sono le differenze, perché ci sono e sono importanti, dei display di questi due dispositivi. Ho fatto poi ovviamente un test anche sulle connessioni, un confronto specifico su questo comparto. Velocità massima in 4G Plus, guardate, sono praticamente sovrapponibili, stessa SIM e o stesso operatore ovviamente. In situazioni di scarsa ricezione però o di cambicella va un po' meglio Honor, è un po' più rapido, più reattivo e con migliori prestazioni. Similare invece il comportamento del Wi-Fi, anche allontanandomi dal router vedete che ottengo prestazioni che sono praticamente equivalenti. Sul software, beh, non credo che ci sia tanto da dire sul software. Lì dipende fondamentalmente se vi piace la One UI, se vi va giù, se riuscite a digerirla, anche se forse è troppo arzigogolata in alcune cose, ha troppe opzioni, ma se vi piace non c'è proprio sfida, perché è un mondo molto più ampio rispetto a quello che trovate sull'Honor. In più tenete conto che gli aggiornamenti arrivano prima, tipicamente su Samsung, a 7 anni di aggiornamenti contro i 3, per dire, poi su S24 Ultra ad agosto già le patch di agosto, mentre dall'altra parte sono appena arrivate quelle di luglio, e insomma è più completo in maniera totale. Ci sono un sacco di funzioni AI che invece mancano purtroppo attualmente su Honor, ci sono un sacco di opzioni poi comode per il filtro spam, per l'app galleria, insomma è un software un po' più maturo, più nuovo, più completo. Però poi dipende se vi piace a voi la One UI, perché non è detto che vi piaccia, ma per tanti anni proprio non sono riuscito a sopportarla. Poi forse quando ho iniziato a scoprire un po' di più le opzioni ci ho fatto un po' pace, ma dipende anche lì, ripeto, veramente da come lo utilizzate.
In più Honor, non posso che menzionare il fatto che ha lo sblocco 3D con il volto, che è perfetto in tutte le condizioni. D'altro canto però, come vi ho detto prima, dall'altro lato abbiamo la S Pen, che invece manca su Honor naturalmente. Concludiamo però con un aspetto importantissimo, eccole qua con le fotocamere, perché naturalmente gran parte del confronto non può che giocarsi anche sul comparto fotocamere. Allora, anche qua non ci girerò tanto attorno. Se prendo solo la ultra wide, la 1x e la 3x, non c'è sfida, Honor fa praticamente sempre meglio. Di giorno vi dico già che non ci sono differenze eclatanti, non è che sia nettamente migliore, ma quando inizia a andare nelle situazioni complesse, cioè lasciando stare proprio di giorno le foto tipiche dove magari alcune volte fa anche meglio Samsung, ma le situazioni complesse dove la luce inizia un po' a calare, dove magari ci sono delle fonti di illuminazioni, lampioni o cose del genere, beh lì Honor lo stacca davvero Samsung. Vedete qualche foto come la differenza è davvero importante alcune volte. C'è una miglior calibrazione, minor rumore digitale, Honor gestisce meglio appunto le luci, le fonti di illuminazione, insomma di sera e di notte in tutte le condizioni critiche. Honor francamente lo decreto tranquillamente vincitore. Samsung invece torna avanti, anche se non in modo così netto come ha fatto negli altri sensori, dal 5x in su, quindi negli zoom un po' più spinti, questo per due ragioni principalmente, perché qua abbiamo un 5x dedicato contro il 3.2 mi pare per su Honor, e in più anche la gestione dello zoom digitale in poi è fatta un po' meglio su Samsung. Però sono, secondo me, situazioni un po' specifiche, non tipiche. Una cosa invece un po' più tipica sul quale vince Samsung è sulla selfie camera. E anche qui invece in modo abbastanza netto, cioè sulle foto selfie, francamente o io mi aspettavo un po' di più da Honor, come vi avrò detto nella sua recensione, o non lo so, però ragazzi, se fate molte foto selfie più che foto 1x, 2x o queste cose qua, dovete tenerne conto, e allora il vantaggio va su Samsung. Ma tipicamente, insomma, se devo fare un confronto generale sulle foto, quindi lasciando stare insomma questi dettagli selfie e zoom particolare, vi dico prendete Honor per le foto. Sui video invece il vantaggio torna di nuovo un po' su Samsung, anche se ripeto magari in modo meno eclatante. Più che altro è un po' un peccato perché Samsung, quando fate il cambio sensore in corsa, ha veramente uno scatto, cosa che invece tipicamente non avviene su Honor, che nel cambio sensore è invece molto fluido, proprio lo accompagna, ripeto, cose che invece non avviene su Samsung. D'altro canto però Samsung fa meglio nella stabilizzazione e in più ha una serie di funzioni veramente interessanti, come per esempio permette con diversi sensori di fare quell'effetto cinema, quindi focando quello che è la parte posteriore. E arriviamo quindi alle conclusioni. Quale dei due preferite? Questo lo chiedo a voi, e lo chiedo a voi in base al vostro utilizzo, in base a quello che pensate di fare con un telefono. Non vi dico io perché avete capito che non vi dirò. Non c'è un vincitore netto, semplicemente c'è da preferire uno rispetto all'altro in base al vostro utilizzo. Però fatemelo sapere, perché sono curioso, magari con un commento qui sotto. E questo è tutto quello che dovevo raccontarvi. Se il video vi è piaciuto, se questo confronto vi è piaciuto, mi raccomando, prima di chiudere, lasciate un like o un'iscrizione al canale. Noi ci vediamo, se vi va, in un altro video. Buona giornata.